Ciao ragazzi, io sono Red e questo è il Monopoly Software Shop. Oggi parliamo di custom interni. Non andremo quindi a pimpare l'esterno nel nostro fucile, ma parleremo di tutte quelle modifiche che si vanno a fare all'interno dei fucili per far sì che performino meglio. Perché all'interno dell'airsoft questa è diventata una cosa essenziale. Ecco che noi andremo a vedere e consigliare soprattutto quelle che sono le nostre modifiche, i nostri custom interni e perché riteniamo siano tra i migliori che ci sono in commercio. Per mostrarvi quali sono i vantaggi di una customizzazione prenderemo un MPX base, nuovo di pacca, non toccato, vergine, e lo modificheremo con la nostra prima modifica, quindi il primo gradino per far diventare la nostra replica veramente una bomba. Prima di partire a vedere come e quello che si può fare su questa bambola, sigla. Ah, ti ho beccato. Non sei iscritto al canale, non hai messo like. Ricordate di guardare in descrizione nel primo commento in evidenza perché ci sono i link del Monopoly Software Shop, ovviamente il negozio in cui ci sono tutte queste incredibili repliche dove potete trovare attrezzatura, tattica, airsoft, outdoor a ottimi prezzi e di ottima qualità. Prima di partire a far vedere fucili che vengono aperti, prove di tiro, pallini e ratei di fuoco incredibili, vorrei soffermarmi un secondo sul perché customizziamo i fucili. Perché compriamo un oggetto e non lo teniamo standard o non andiamo a comprare un fucile già modificato e lo modifichiamo in seguito. Seguitemi, sarò veloce e indolore. Nel software, già da molto tempo, customizzare, quindi aprire il fucile e modificare dei componenti interni, è diventata la prassi. Con prassi intendo dire che spesso in campo ci ritroviamo con persone che ti vengono a dire: io ho modificato questo, io gli ho cambiato il roffio, io gli ho cambiato la canna, io ho cambiato il motore, io ci ho messo sopra una Titan. Nel software, più che in altri sport, customizzare la propria replica, facendolo fare possibilmente a un meccanico che sappia quello che fa, con componenti esterni di terze parti o semplicemente migliori rispetto a quelli che di fabbrica sono all'interno della replica, è normale ed è fatto perché va ovviamente a potenziare e migliorare le performance del nostro fucile. Sul perché questa cosa venga fatta da tutti è presto detto. Ovviamente un fucile modificato ha delle performance, delle qualità, dei ROF, delle gittate, tutta una serie di cose molto superiori a fucili non modificati. In poche parole, come se voi andaste a fare una gara in pista con l'appunto contro uno che ha preso l'appunto ma ci ha montato dentro chissà che cosa, un motore Abarth. Ecco perché modifichiamo i fucili. Per quanto riguarda perché non compriamo fucili già modificati dalla casa di produzione, perché non lo fanno. Le compagnie non producono fucili già modificati con questo tipo di performance perché dovrebbero lavorare sul singolo prodotto troppo. Non c'è un sistema di montaggio che lo fa uscire così. Gli unici che fanno una roba simile sono Umbrella Armory, ma troviamo dei costi di produzione che ci si fanno 8MC3, che per chi non lo sapesse è il livello massimo di customizzazione che offriamo. Inoltre, ultimo punto, se noi prendiamo un fucile anche economico modificato all'interno e lo paragoniamo a un VFC, per esempio, che ha prezzi molto più alti, sono comunque inarrivabili. Il fucile modificato spara veramente da Dio rispetto a un VFC. Direi che il quadro generale è stato riempito, quindi muoviamoci su cos'è che facciamo noi, cos'è che modifichiamo noi nella nostra MC1 e perché riteniamo sia un'offerta molto ghiotta per voi che giocate. Io lo so che voi volete che io vi parli di questo, volete che io vi faccia vedere cosa può diventare questo che già è una base sfrigolante, ma dobbiamo fare un piccolo appunto prima, rimanete con noi. Noi offriamo tre tipi di modifiche standardizzate, poi ovviamente modifichiamo le cose come preferite voi, però standard abbiamo MC1, MC2, MC3, che sono tra l'altro in continua modifica. Questi sono standard, ovvero abbiamo trovato un metodo perfetto di andare a modificare le vostre repliche in modo tale che offrano un determinato tipo di consistenza. Questo tipo di cosa conviene perché ovviamente andate a risparmiare una modifica standard rispetto che una modifica custom, su quello di cui avete bisogno voi, ovviamente va a costare di più, per ovvi motivi. Oggi noi analizzeremo, come detto, l'MC1, bando alle ciance, partiamo. Molti ci chiedono perché un MC1, cioè cosa mi serve un MC1, cosa fa un MC1? La base di questo tipo di custom, come la maggior parte dei custom, è di rendere il fucile più affidabile, più veloce, più reattivo. Questo è. Tendenzialmente le basi sono queste. Ovviamente ci sarebbe da parlare anche di precisione, ma quello è un argomento un po' complicato che teniamo un attimo da parte. E ovviamente, a differenza delle auto, dove c'è telaio e tutto quanto è attaccato, nei fucili è proprio diverso. Noi abbiamo un guscio esterno e della roba buttata dentro. Quello che c'è lì dentro può essere spostato e modificato come vogliamo, entro ovviamente limiti basilari e intellettuali di buon senso.
Chi gioca a Softail da tanto tempo lo sa, ma comunque se avete appena cominciato lo saprete anche voi. Tutti quanti dicono: no, ma mettici un 11-1, io ho l'11-1, 11-1, 11-1. Questa parola, 11-1, fa riferimento alla batteria, 11-1 volt. Come saprete, se guardate il canale assiduamente, le batterie tendenzialmente standard per fucili stock sono da 7,4 volt. Parentesi nella parentesi. Tutti quelli che adesso stanno urlando: ma io ho il fucile preimpostato, prepensato per una 11-1. Dovrebbero stare attenti, perché fucili venduti da rigattini, rigattieri o fucili che vengono dall'estero, pensati per sparare a jaul molto più alti, quindi con molle differenti, non sono adatti all'utilizzo di una batteria 11-1 quando adattati al nostro mercato, dove ovviamente troviamo una molla meno potente, ovviamente perché dobbiamo stare dentro il joule di potenza. Una batteria MCU, quindi che cosa succede quando io faccio una modifica MC1 sul mio fucile? Vado a rendere il fucile più prestante, più affidabile, aumento il ROF e soprattutto permetto al suddetto fucile di passare da batterie da 7,4 volt a 11,1, senza però andare a inficiare, a rovinare i componenti interni, perché il fucile è stato modificato in tutte le sue parti necessarie per funzionare con quel tipo di batteria. Mi state spaccando le palle, un pochino. Però è importante capire questa base per poi passare alle robe divertenti, come a scuola. Ultima cosa, giuro, poi vi faccio vedere i fucili, nuovo, vecchio, e tutte le lavorazioni, la prova di tiro, i pallini che volano a slow motion. Cosa andiamo a fare quindi nell'effettivo? Andiamo a montare all'interno della replica, del gearbox e tutto intorno, dei componenti nuovi. Uno per esempio più importante, il pistone con cremagliera completamente in acciaio, che sopporta tutta una serie di robe, non vi sto qua ad annoiare, trovate tutto linkato in descrizione. E a lavorare altri pezzi già presenti all'interno del fucile, che però devono essere modificati per poter funzionare con questo nuovo sistema. Ripeto, io non vi voglio annoiare, quindi non vi faccio una lista completa di tutto quello che modifichiamo, anche perché se siete come me non vi interessa, non capite nell'effettivo, trovate linkato in descrizione, ovviamente dal nostro negozio Monopoli Software, la pagina dove c'è tutta la descrizione di quello che si va a cambiare, del perché si va a cambiare, eccetera eccetera. Quindi se volete, siete un po' smanettoni, spippolatevelo. E soprattutto, come immaginerete, non possiamo spedirvi pezzi a casa, perché certi pezzi li dovete sostituire, ma altri vanno lavorati, e serve, quando si lavorano i componenti interni, che lo faccia qualcuno che sa quello che sta facendo, perché tutti quanti abbiamo quel tipo in squadra che fa: ah no, sì, io modifico i fucili. Alcuni sono effettivamente bravi, infatti poi fanno questo di mestiere, o comunque spaziano e lo fanno. Molti altri, insomma, taglia, incidi, uccidi il maiale. Spider pork. Un po' come uno ti fa: ah no, io ho studiato come cambiare i denti, vieni, te lo faccio io in casa, e con lo scalpello vi cava via gli incisivi, insomma. Ho finito, giuro. Introduzione lunga, lo so, però sono sicuro che abbiate capito, io sono stato il più brenso possibile. Passiamo a vedere i due bamboli di cui parleremo oggi, prima esternamente, poi performativamente. Io se non invento una parola video non sono contento. Eccoli qua, belli come dei quadri. Sono perfettamente identici, se non fosse che questo è quello modificato e questo invece è quello standard. Per capire bene però perché uno è modificato e che non ci sono modifiche se non internamente, dobbiamo fare un piccolo appunto. L'MC1 presenta tre varianti. Queste tre varianti sono sostanzialmente, proprio in soldoni, MOSFET, quindi MC1 più MOSFET, MC1 più boccole o MC1 MOSFET e boccole. Per dirvela veramente veloce, su certi fucili è obbligatorio montare il MOSFET per tutto un sistema di elettronica, e in generale consigliamo il montaggio del MOSFET perché va a regolarizzare il ciclo di sparo, soprattutto quello della corrente, quindi vi permette di sparare più veloce. È il grilletto elettronico, detto in soldoni. Le boccole, ovviamente, visto che stanno vicino agli ingranaggi che girano, evitano che il fucile sboccoli, quindi sostanzialmente offrono più affidabilità al fucile ed evitano possibili rotture. In ogni caso, quando dovete scegliere quale dei due fare, o se farli tutti insieme, chiedete ai nostri operatori. Io, Giuse, chi c'è, insomma, vi potrà consigliare, e saremo sicuri, e sarete soprattutto sicuri, che state montando quello che fa, al caso vostro, sui fucili. Tanto noi fucili li conosciamo. Questo, come detto, è il modello modificato, mentre questo qui è il modello base. Come vedete c'è ancora cartellino e tutto quanto attaccato. Come tra l'altro noterete, non ci sono differenze. Questi due modelli sono esattamente, perfettamente uguali esternamente. Non si notano nessun tipo di modifica, nessun tipo di lavorazione della scocca
esterna sono perfettamente identici. Fatta eccezione per questo modificato, dove possiamo in questo caso intravedere il MOSFET che è stato inserito qui nel paramano. Questo è estremamente importante per tutti quelli di voi che tengono a mantenere un livello di realismo o comunque, insomma, non andare a rovinare l'estetica esterna della replica. Questo vi permette, come già detto, di mantenere veramente il fucile intatto. Le uniche cose che vanno a cambiare sono gli interni. In certe situazioni, rare ma ci sono, si potrebbe andare a fare leggere modifiche magari al tasto di sgancio, al grilletto, al bulkhead, ma sono robe minime che comunque in esterno, al di fuori, non si notano. Bene, siamo pronti alla prova di tiro. Come vedete qui abbiamo la nostra bellissima linea di tiro che state vedendo solo in minima parte perché non è ancora pronta per essere show offata. Qui ho la replica base senza MC1. Vediamo come va in singolo e poi in raffica. Ah, ma non ci sono le tacche di mira su questo affare. Ovviamente l'importante non è tanto come è precisa la replica, tanto più quanto performa bene e al rumore. Sentite questa stock che differenza fa. Questo è in colpo singolo, adesso passiamo alla raffica. Un rumore interessante, per così dire, passiamo alla replica modificata. Questa è la replica con MC1, troviamo batterie 11.1 ovviamente attaccate e andiamo a inserire il nostro caricatore. Siamo come sempre con pallini 0.25, indicativamente a 15 metri di distanza. Singolo. Per quanto il casino sia tanto, avete sentito quanto si riesce ad andare veloci già solamente in singolo. Passiamo alla raffica. Ma boh! Dai! Veramente devastante, ragazzi. Ovviamente le differenze principali si notano nella raffica per ovvi motivi, perché lì veramente sentiamo quanto il fucile cicla velocemente. Bene, passiamo adesso alla prova con il cronografo. Proviamo entrambi i fucili in colpo singolo, prima quello senza MC1 e poi quello con MC1, giusto per vedere i joule. Subito dopo li proveremo in raffica, dove lì vedremo effettivamente la differenza di reattività tra le due repliche. Modello senza MC1, quindi base stock. Ok. Allora, 0,95 e 4. Lo vedete qui in alto, proprio lì, MS, se volete un po' le specifiche le trovate. Non ve l'ho detto prima, ve lo dico adesso, stiamo usando pallini 0.25 Nimrod, alta qualità, ovviamente ragazzi, non mettete CJ Statical, per l'amore del cielo. Modello con MC1. Ok, 0.97, lo vedete qua in alto, filo joule. Ok, o Papa Zero, ovviamente, in singolo. Notiamo come anche dopo la modifica non cala di una virgola, anzi aumenta un pochino. Proviamo la raffica. Sempre modello senza MC1 prima. Qui troviamo un 0,96 joule con 12.8 pallini al secondo e 88 ms. Ovviamente sono fucili di fascia già alta di partenza, quindi troviamo della roba ben fatta. Vediamo adesso con l'MC1 cosa ci salta fuori. MC1, ragazzi. Raffica, siamo caldi. Risultato 0,95 joule con 19.9 palline al secondo, ben 8 palline al secondo in più e sempre MS a 87, fisso, non si muove. Notiamo quindi che, oltre che per reattività, perché lo sentite dal suono, lo vedete quanto li caccia vicini, anche il ROF sale a cannone, ragazzi, cannone. Due considerazioni prima di passare alle conclusioni finali. Qui troviamo ben 8 palline al secondo in più rispetto a prima. Non è detto che sia così. Questi sono fucili di fascia alta, sono fucili che hanno degli ottimi motori dentro, quindi dipende anche dal motore, non solamente dalla fascia. Vabbè, ma non stiamo qui a parlare di tecnicismi. Questo ha reagito incredibilmente bene, ma stiamo parlando di un fucile che ha già della roba dentro molto buona di per sé, quindi ovviamente performa ancora meglio quando viene modificato. Si possono ottenere risultati simili, ovviamente anche con i vostri fucili, anche se sono di fascia bassa, non aspettatevi però 10 palline al secondo in più con una modifica veramente base. Lì poi ci sono MC2 e MC3, di cui parleremo non tra tanto, e vi porteremo altri esempi, altri video fatti esattamente come questo per farvi capire che cosa state effettivamente andando a acquistare. Passiamo alle conclusioni. Bene, ci siamo divertiti, abbiamo chiacchierato, vi abbiamo fatto vedere quello che significa modificare un fucile con testa. Usiamo la testa. Voglio chiudere questo video con un ultimo appello, con un'ultima riflessione. Modificare il fucile non è obbligatorio. Anche se in determinati ambienti è masochismo non farlo. Vedi tornei, vedi scenari combat di un determinato tipo e via discorrendo. Sarete voi
che però vi renderete conto che una volta trovata quella replica che vi piace, una volta capito ed entrati in questo mondo, modificare la vostra replica sarà un vostro desiderio, perché vorrete che quella cosa, quel determinato prodotto performi al massimo delle sue capacità. Questo lo capiscono bene persone che hanno passioni come la fotografia, la moto, la bicicletta, la macchina, il computer. Sarete voi che vorrete che quel determinato oggetto che possedete dia il massimo per permettervi di operare al massimo. Incredibile, mi stanno scendendo le lacrime. Questo video tecnico giunge al termine, se non che vi devo dire come potete acquistare, cosa dovete fare per procedere nel caso vi interessi fare una di queste modifiche. Ed è ovvio che mi interessa, ho parlato in maniera eccelsa. Acquistare questo genere di modifiche è molto semplice, potete acquistarle sia in negozio fisico che online, con delle differenze abbastanza importanti però. Partiamo da quella più semplice, in negozio fisico. Dovete passare ovviamente in negozio con la vostra replica, ce la dovete lasciare, i nostri operatori vi faranno compilare un modulo dove c'è scritto cosa dovete fare col fucile, i vostri dati, eccetera. Questo modulo è molto importante perché potrete consultare e vedere in tempo reale quello che sta avvenendo con la vostra lavorazione, perché c'è un sito dedito a questo qui che è un laboratorio, il nostro lab, dove verrete informati quando tutto questo sarà finito e quando potrete effettivamente passare a recuperare la replica. C'è anche il numero, come dal salumiere. Io servo il numero 35, due etti di Bresaola. Tenete conto che le lavorazioni prendono indicativamente una o due settimane. Dipende anche quanto carico abbiamo sulle spalle, visto che insomma, ne facciamo tante. Quando il fucile sarà pronto, ovviamente vi arriverà un messaggino che dice: ehi, Andrea, mi da staff! Il tuo fucile è pronto, vieni a ritirarlo, con anche tutte le modifiche, insomma, è tutto riportato sul foglio, perché per noi la trasparenza è estremamente importante. Ovviamente, quando venite a prenderlo, ci vuole la scheda, perché così sappiamo che quello lì è il vostro fucile. Acquistandolo online c'è un passaggio, due passaggini in più da fare. Ovvero, voi troverete l'MC1 nella versione che preferite, l'MC2, l'MC3, quello che volete, come prodotto sul nostro sito, lo mettete nel carrello e noterete che rispetto al costo normale dell'MC1 ci sarà già addebitata, quindi come costo aggiuntivo, anche la spedizione di ritorno della replica, perché ovviamente voi ce la mandate e noi ve la spediamo indietro. Questa cosa ovviamente vale esclusivamente per quelli di voi che non possono venire in negozio fisico e quindi ci devono spedire la replica, spero sia chiaro. Una volta effettuato l'acquisto, se non ci avete già contattato voi, vi contatteremo direttamente noi, inviandovi e chiedendovi che cosa volete fare nello specifico, controllando che la modifica che avete selezionato sia adatta alla vostra replica. Vi invieremo un modulo, che è sostanzialmente quello che si fa normalmente qui in negozio già compilato, che voi dovrete solamente firmare e inviarci in negozio insieme alla replica, ovviamente, così noi troviamo la replica, ci arriva in negozio, guardiamo il foglio, facciamo la lavorazione e poi ve lo rispediamo. Per quelli più pigri di voi, però, c'è la possibilità, con l'aggiunta di 11 euro, di farsi spedire e farsi prenotare, farsi fare da noi la corrierata a casa. Sostanzialmente vi mandiamo noi il corriere a casa che preleva direttamente il pacco, quindi voi non dovete fare niente. Ragazzi, io direi che ho finito di parlare, spero che questo video vi sia piaciuto e spero soprattutto di aver illuminato alcuni di voi su un po' di questo mondo oscuro dei custom, che può spaventare all'inizio, che non sappiamo mai dove mettere le mani, ma insomma, fortunatamente c'è qualcuno che ci capisce qualcosa. Non io, attenzione. Se avete dubbi, domande, perplessità o non sono stato così chiaro come ritengo, ci sono i commenti dove, oltre che trovare tutti i link di quello che vi serve, trovate anche ovviamente la possibilità di contattarci e di parlare con noi. Se i commenti di YouTube non vi piacciono, trovate WhatsApp, Instagram e un sacco di altri canali in cui potete contattarci e parlare con noi. Soprattutto veniteci a seguire su Instagram, perché ci sono una marea di contenuti molto interessanti che rischiate di perdere altrimenti. Ovviamente io sto registrando questo video di martedì, ma questo sabato, se state guardando questo video, forse siete con me in negozio a guardarlo in diretta, oppure non siete purtroppo qui a festeggiare il terzo anniversario del Monopoly insieme a noi. In ogni caso vi voglio bene, non ci potete fare assolutamente niente, vi auguro una bellissima domenica e come al solito, stay hungry! Sabato, no, poi...